leader Danny O'Neill. Tu lo conosci? Oh, certamente. È il miglior trombettista di questo college. Avviciniamoci. Sapevo che avresti voluto conoscerlo. Bravo, non è vero, Ellen? Ciao, Stu. Dove sei stato? Oh, sono stato in giro. Giusto l'altro giorno dicevo vorrei rivedere Stu. Bene, sarà meglio che andiamo a sederci, Ellen. Ci vediamo, eh? Ha suonato meravigliosamente. Grazie. Non penserai che si rivolgesse a te? Non penserai che si rivolgesse a te? Aspetta. Speri per caso di poterla conquistare con la tua musica? Con la mia musica e con la mia personalità. Sta a vedere. Salve, Stu. Oh, signor O'Neill, vuole unirsi a noi? Sì, grazie. Ci vediamo, amico. Allora, Stu, volevi qualcosa? Chi io? Oh, no. È da tempo che volevo incontrarla, signor O'Neill. È magnifico. E perché le è piaciuta la band? Oh, non intendevo dire che volevo incontrare la band, anche se penso che l'accompagnino molto bene. Grazie. Vuole ascoltare un pezzo in particolare? Beh, mi piacerebbe ascoltare Call Me Up and Call Me Up Down Blues. Prego? Call Me Up and Call Me Up Down Blues. Ah, sì, ho capito. Vede, purtroppo non conosco gli accordi. Oh, ma sono certa che sa suonarla lo stesso. Perché non torni sul palco a cercare gli accordi, eh? Ma che fretta c'è, Stu? Non ci vediamo da così tanto tempo che voglio sfruttarlo al massimo. È commovente per me tutto questo. Nessuno mi è caro come i vecchi amici del college. Tutti per uno e tutti per uno. È meglio che vada ora. Salve. Ciao, Stu. Ciao. Ellen. Pronti? Numero 9. Citazione consegnata copia della presente Perché non può venire ad un picnic? Il signor Dan l'attende, signor Taylor. Non voglio invitare il signor Dan ad un picnic. Questa è un'agenzia di recupero crediti, non di accompagnatrici. Può scendere da lì? Quest'uomo la sta importunando? Salve! Salve. Ecco, io sono venuto qui per quell'enciclopedia. Sai, volevo parlare un po' dei dettagli. Lei è stata così gentile con me che se permette le spiegherò io i dettagli. Che c'è da spiegare? 7 anni fa avete comprato un'enciclopedia che non avete mai pagato. Io non l'ho comprata. Mi sta facendo perdere tempo. Stai facendo perdere tempo alla signorina. Come le stavo dicendo, 7 anni fa devo aver rotto uno specchio e così quest'uomo divenne il mio compagno di stanza. Io ero solo una matricola a quei tempi. E ora è uno studente del secondo anno? Oh, signorina, lei è un po' crudele. Non è stato facile restare al college così a lungo. Ha ragione. È dura per ragazzi brillanti come noi farsi bocciare anno dopo anno. Non capisco. Di cosa state parlando? Cerco di spiegarle. Finché stavamo al college, grazie alla band, avevamo una vita facile. Già, $5,000 all'anno. È più di quanto puoi fare a Wall Street. Inoltre è una vita piacevole, spensierata, rilassante, allegra. Ma tornando al discorso, questo mio compagno di cui io mi fidavo ha ordinato un'enciclopedia a mio nome. Questo è il ringraziamento. Era un regalo di compleanno e a te piaceva. Certo, finché non ho ricevuto il conto. Signorina Miller! Che succede? Il signor O'Neill, il signor Taylor, il signor Dan. Oh, sì. Oh, sì! Entrate subito. Coraggio. Ascolti, signor Dan, deve scusarci, ma siamo un po' in difficoltà. Sì, dobbiamo risparmiare per il college. Siamo semplici studenti. State risparmiando per il college da più di 7 anni. Beh, richiede tempo. Specialmente se sei al verde. Non prendetemi in giro, non siete al verde, non avete alcuna difficoltà. Dubita della nostra parola? So tutto di voi, siete uomini d'affari. Ora pagate o andrete in galera, è definitivo. 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 Bene, dovremo chiedere una proroga. Già. Vai,
Signor Dan, solo un avrà po' di i suoi soldi. Le assicuro ci dia solo che può un mese contarci. Di prova. No. Cioè, ha solo un mese, lei che cosa cambia? Non voglio sentire. Siamo persone serie, che cosa pensa? Diglielo tu, Danny. Manterremo la promessa, stia tranquillo. Portatevi i soldi domani o ci vedremo in tribunale. No! No. È soltanto un uomo miserabile. In un posto miserabile. Una vita troppo miserabile per una ragazza come lei. Non c'è niente di miserabile qui, tranne i nostri debitori. Peccato non poterla portare con noi. Le piacerebbe un po' d'aria fresca? Spiacente. Ho del lavoro da fare. Ah, sembra un tipo in gamba, non è vero? Già. Mi piacciono le segretarie. In realtà mi piacciono le segretarie come lei. Ma sai, non è facile mandare avanti una band. Avremmo proprio bisogno di una segretaria. Ma io non ho bisogno di un lavoro. Lei non ha bisogno di un lavoro. Oh. Qualsiasi cosa sia, no. E vi avverto che... Ora, signor Dan, farò la cosa giusta. A noi non importa degli editori dell'enciclopedia. No, a noi interessa lei. Oh, sì? Sì. Beh, forse ho detto qualche parola avventata, ragazzi. Mettiamoci una pietra sopra. Sì. Bene. $2. Ma il soldo è di 110. Per lei, per sistemare le cose. Ma di cosa state... State cercando di corrompermi? Di corrompermi con $2? Vediamo che problema c'è. Siamo tutti uomini di mondo. Sappiamo mantenere i segreti. Ma non certo, può fidarsi di noi. Lo chiede a lei. Lei chi? La signorina Miller. La signorina Miller. Cosa? Signorina Miller! Venga subito qui. Ha detto lei ai signori che avrebbero potuto corrompermi. Solo sistemare le cose, non corromperla. Signor Dan, io non ho detto niente del genere. Oh, che bugiardo. Me l'aspettavo, signorina Miller. È stata lei a consigliarcelo, non creda. Loro, io l'ho sentita con le mie orecchie. Non è vero, dai. Davvero, non capisco niente. Manderò voi due fannulloni in prigione. E per quanto riguarda lei, è licenziata. La ringrazio. Tante grazie. Signorina Miller! Signorina Miller! Signorina! Aspetti. Non mi avete già causato troppi problemi? È stato soltanto un bel gesto. Davvero un bel gesto? Non ho neanche delle referenze. Non chiediamo referenze. L'accettiamo per quello che è? Sì. Mi state chiedendo di lavorare per voi. Certo, le piacerebbe. E il suo stipendio? 18 a settimana. Avrà il doppio. Sì. Certo, sì. Vai. Signorina stia, Miller, questa è l'occasione della sua vita. Non lavorerà più in posti si troverà così bene con noi. Non si perderà di aver scelto noi. Le proveremo che... D'accordo, accetti e... sì, accetto. Magnifico. Quando comincio? Proprio adesso. Ora che lavoro per voi vi dirò una cosa. Dan può essere comprato, ma non con $2, con 10. Vuoi occuparti dei dettagli? 10? Bene, eccoci qui. Si accomodi alla scrivania, prenda qualche penna e cominci a lavorare. Ho omesso un piccolissimo dettaglio. Qual è il mio compito? Oh, battere a macchina. Telefonare. Rendere felice il capo. Occuparsi dell'amministrazione. Mi avevate promesso un lavoro. Oh, trovare qualche ingaggio non è affatto facile. Che c'è di difficile? Operatore, il Riverdale Country Club. No, 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 lasci stare, ci abbiamo già provato. Come si chiama il capo? Il signor Band, vero? Un vero bisbetico. Pronto, signor Band? È la segretaria del signor O'Neill. No, Daniel O'Neill, il leader della band. So che sta organizzando un ballo per Halloween. Harvey's Corner Clippers? Anche noi intratteniamo il pubblico, non è così? No, ma possiamo provarci. Oh, intrattenere il pubblico è sempre stato il nostro forte. Signor Band, fino a quando non vedrà i Perennials, lei non avrà vissuto. Oh, sia ben chiaro, ho sempre ammirato Coldman, ma la sua musica è un po', come posso dire, chiassosa. Invece il signor O'Neill, accompagnato da un'ottima orchestra, suona solo musica molto delicata. E inoltre tutti i suoi ragazzi provengono da buone famiglie. Va bene, allora ci vediamo alle 7:30. Grazie. Credimi, i miei ragazzi sono proprio quello di cui il tuo locale ha bisogno. Faranno il pienone come i Dorsey? Puoi contarci, Jack. Meraviglioso. Inoltre potrei venire un giorno prima del ballo e aiutarvi con le decorazioni. Se mi volete, naturalmente. Aspettate un momento. Ieri al campus abbiamo votato tutti quanti per la band di Artie Shaw. Artie Shaw? Chi è Artie Shaw? Ma sta zitto!
Sei stato davvero grande. Un bicchiere d'acqua, per favore. Sì, signore. Avete fissato quella serata? Non esattamente, capo. Vogliono la band del collo. Già, i Perennials. Di nuovo quello lì. Questa è la quarta volta che ci scontriamo con loro. O sono bravi o hanno un bravo manager. Dovrei andare ad ascoltare. No, non preoccuparti per loro. Tra due settimane prenderanno la laurea. Non i Perennials. Tutto bene, ragazzi. Niente laurea per quest'anno. Ho fallito in tre materie. Bravo. Sì, grazie. Hai visto? Siamo tranquilli adesso. Coraggio, andate a provare ora. No, Danny, sei straordinario. Bene, Danny, ce l'abbiamo fatta di nuovo, eh? Che ti prende? Mi spiace, Hank. Non so proprio come dirtelo. Non sarò mica passato. Oh, andiamo, Danny. Non è possibile, non con i miei voti. Mi prendi in giro? Ma non posso crederci, deve esserci un errore. Io non accetterò questa messa in scena. Vado a protestare. Non possono farmi questo. Oh, Danny. Povero Hank, ora è fuori. Tu non c'entri niente con questo, vero? Che dici, Ellen? Ma un po' di quiete non farà male a nessuno di noi. Ma povero Hank. Hai ancora me? Dovremmo solo andare avanti come Hank avrebbe voluto che facessimo. Sai, a me sembra... A te sembra? Ho detto a me sembra. Hai detto a te sembra? Di sentire odore di bruciato. Da qualche parte in questo posto? Right.
Salve, Hank. Ciao, Danny. Allora, ci sono novità? No. Sembra che l'articolo che ho scritto sul declino del clavicembalo sia stato davvero eccellente. È per questo che sono passato. Sul serio? Sì. E sai una cosa? Non ricordo nemmeno di averlo scritto. Dopo averlo letto hanno deciso che non potevano bocciarmi. Che sfortuna. Già. Coraggio, amico, forse è meglio così. Che cos'hai là? Come? Cos'è? L'enciclopedia. Oh. Pensaci, Hank. Ora potrai lavorare accanto a tuo padre, in una grande industria tessile. Forgerai la tua personalità sopra miglia e miglia di tweed. Potrai girare i rulli, imballare scatole, ascoltare il dolce suono dei telai. Che volume è quello? Va da Ham fino a Hill, perché? Oh, niente. La musica non faceva per te. Di certo non avresti avuto futuro con la tromba. Il tuo mondo è l'impresa tessile. Tuo padre era un uomo tessile e tale era tuo nonno. Hai sempre avuto la lana nel sangue. Ciao, com'è andata? Molto bene, grazie. Ho preso il massimo dei voti. Perché hai messo il segnalibro? Oh, è per qualcosa che ho voluto mostrare al preside. Sai, ho trovato qui un articolo che è quasi identico a quello della mia tesi. Che strana coincidenza. Già, è quello che ha detto il preside. Ci è voluto molto tempo per convincerlo che questi appunti non sono miei. Dopodiché ho cercato anche di convincerlo che la calligrafia non è la tua. Ah, sì? Sì. E che cosa ha detto? Ha detto che sei espulso. Sei un cane. Oh, stai calmo, Danny. Tu sei uno sporco cane connivente. Anche tu devi affrontare il mondo. Potrai lavorare con tuo padre. Il tuo futuro è nel cementificio. Devi renderti conto di questo. Tu hai il cemento nelle ossa. Danny! Hank, presto! Ho delle buone notizie. Un telegramma. È un invito per sabato. Artie Shaw vuole ascoltare la band. È incredibile. Visto? Contenti? Che cosa dicevo? È fatta. Shaw mi vuole conoscere. Un momento. Ci vuole sì, conoscere. Sì, va bene. Ah. Sembra avere una certa fretta. Chissà quando vuole che cominci. Ci ha messo poco a scoprire che sono disponibile. Tu rimarrai disponibile, temo. Allora, per prima cosa, troverò ad Ellen un altro lavoro. Lascia perdere. Verrai non appena mi stabilisco. Oh, molto gentile da parte Va tua. Bene, ora organizziamoci. Dia ai ragazzi di prepararsi con le uniformi, eh? E tu, tu vai a esercitarti. Ah. Lasciala nei paraggi, sarò qui a minuti. Artie Shaw! Artie Shaw è qui. Bene, grazie. Ehi, mi avevi promesso un dollaro, ricordi? Va bene, va bene. Tieni. D'accordo, ragazzi, riprendiamo. Psst, ehi, Shaw, sta entrando. Bene, grazie, amico. Allora, sto aspettando. Ti porterò il resto. Ora un bel sottofondo, ragazzi. Ehi, Danny, perché non ti riposi? Proprio un bel baccano qui, ragazzi, eh? Sì, grazie, signor Shaw. Vanno a percentuale o cosa? A percentuale. Niente male. Grazie ancora, signor Shaw. Dov'è il signor Miller? Il signor Miller? Sì, il manager della band. Ah, quel signor Miller. Eccola là. Questo è il signor Shaw, signor Miller. Volevo dire signorina. La stavamo aspettando, signor Magnifico. Shaw. Se non è troppo occupata, vorrei parlarle. Bene.
Grazie. Non c'è di che. Dov'è? Se n'è andato. Andato. Dove c'ho? Che cosa ha detto? È andato via, è colpa tua. Ma che dici? Sono stato fantastico. Quando comincio? Chiudi il becco, per favore. Qual è la sua proposta? Beh, la sua proposta mi ha piuttosto sorpreso. Ah, davvero? Ha tirato sulla parcella, vero? Aspetta, io non lavoro le domeniche. Allora, Ellen, che cosa ha detto? Quando comincio? Non cominci. Come? E allora cosa voleva? Solo me. Ellen! Oh, Danny! Ti ho portato questo! Oh! Credo di essere un po' in ritardo. Oh, Danny, ti ringrazio. Hank è andato a prendermi il biglietto. Davvero? Mettilo qua. Ah, non sai quanto odio vederti andare via. E io odio dovermene andare, Danny. Sai, io speravo quasi che... Cosa, Danny? Oh, niente, credo sia solo una sciocchezza, ecco tutto. Non importa, dimmi. Scusatemi. Stai germogliando. Tu tieni il popcorn e tu prendi il biglietto, Ellen. Dirò al conducente dove deve farti scendere. Allora, fa la prova ragazza e non parlare con gli estranei. D'accordo, ci vediamo a New York. Sì, spero di sì. Non saprei, Portland è molto lontana da New York e purtroppo ho tante cose da sbrigare. Beh, tu ci sarai, Hank? No, dovrò dedicare un po' d'attenzione a quegli stabilimenti a Fall River. Non vedrò nessuno dei due. No. No, ho paura di no. In carrozza! Oh, arrivederci, ragazzi. Arrivederci. Attento alle orchidee. Arrivederci. Ciao! Quando vai a Portland? Stanotte. Tu quando vai a Fall River? Fra un'ora circa. Vorrò a salvarti. No, devi preparare le valigie. Già. Bene, ti saluto. Sì. Addio, Danny. Addio, è stato divertente. Già, prenditi cura di te stesso. Ti scriverò. Sì, grazie. Una band del college? A chi è venuta in mente un'idea simile? Oh, io pensavo si trattasse di una serata molto importante. Oh, lo è? In questo caso non potrà mancare il signor Shaw. D'accordo, grazie. Mi dia un'opportunità. No, ora non è possibile. Più tardi. Sono un po' agitati. Allora, come va, Ellen? Ho concluso per quel lavoro di Atlantic City. Ah, bene. E per il ballo studentesco. Mi congratulo, signorina. Sapevo di poter contare su di lei. Ne sono lieta. Signor Shaw, potrei chiederle un unico favore? Ma certo. Si tratta di una coppia di trombettisti. Ah, vede, io preferisco lavorare sempre con i miei uomini. Ma non... io le chiedo solo di ascoltarli. Sono davvero sensazionali. Ma dove sono, in città? Uno è a Portland e l'altro a Fall River, ma verranno qui in un attimo. Un viaggio così lungo per un'audizione? Ma a loro non dispiacerebbe, ne sono sicura. Se li trova così bravi, li ascolterò. Grazie. Si figuri. Può mandare qui il fattorino a prendere due telegrammi? Grazie. A che piano sta Artishow? 17°. Salita. Oh, aspetti. A che piano sta Artishow? 17°. Questa non è la strada più breve per Fall River. Non credo che l'ascensore fermi a Portland. No, l'ultima fermata è al 22° piano, signore. E così dovevi badare i tuoi stabilimenti. Ascolta, ho diritto quanto te di essere qui. Affronta la realtà, Hank. Ellen non potrà mai farci entrare tutti e due nella band. Otterrò l'audizione da Artishow. Dovessi fare a pezzi questo edificio. 17° piano. Ho un regalo per te, Sam. Anche io, tieni. Oh, mi scusi, signore. Dov'è l'ufficio di Artishow? Da questa parte. Oh, grazie. Come?
come va? Mi chiamo Neil, vorrei vedere la signorina Miller. È molto occupata in questo momento. Scusi, questo è un treno. Siamo andati insieme al college. 34 o 54, High Cross Road? 34. Ehi, fa vedere. Ma questo è per me? Ah. Yeah. Hank, Shu vuole incontrarmi. Perché a me? Sapevo che sarebbe successo prima o poi. Qualche risposta? Ci penseremo da noi, amico. Tieni. Grazie. Di niente. Tu cosa ne pensi? Guarda qui, Fall River, vedi? Dici che... Scusi. C'è qualcosa di strano. Ci ha ignorati a quel ballo, vero? Sì. L'ha fatto di proposito. Che vuoi dire? Non ci ha considerato di modo che avremmo lavorato per degli spiccioli? Non siamo difficili da ottenere. No, ha portato qui Ellen come esca pensando che avremmo lavorato per niente. Sì, hai ragione. Che cosa ne pensi? Lui non può trattare una nostra amica in questo modo. No, signore. Ci penso io. Voglio 25 dollari in più a settimana. 50? Sì. Dica al signor Shaw che vogliamo parlargli. Il signor Shaw è occupato. Glielo diremo da noi, grazie. Andiamo, Hank. Aspettate un momento. Salve, Shaw. Solo un minuto, ragazzi, aspettatemi fuori. Sono il trombettista che voleva incontrare. Anch'io, ho ricevuto il telegramma. Ma cosa? Ah, sì, ci avete messo poco tempo ad arrivare, eh? Beh, abbiamo altre offerte da considerare. Bene, ragazzi, venite stasera, suonerete un paio di pezzi con la band, d'accordo? Con vero piacere. Fantastico. Ora, scusate, ma sono molto occupato. D'accordo, dove trovo la signorina Miller? È in fondo al corridoio. Ah. Oh, grazie. Farò una chiacchierata con lei. Già. Già. Ok, Artie. Ellen! Danny! Non posso crederci, che bello! Oh, sono così felice di rivederti. Sei sorpresa, vero? Sei sorpresa, vero? Ciao, Hank! Ma da dove venite? Dall'ufficio di Shaw. Abbiamo parlato con lui di affari. Ma Portland? Beh, Portland può attendere. E Fall River? Anche Fall River può attendere. Artie vi ha detto che vuole ascoltare. Oh, certamente. Sì. Oh, cari, non lo trovate fantastico? Sì, ma non gli abbiamo ancora promesso niente. Di qua? Desidera? Ah, buonasera. Sono la nuova tromba di Artie Shaw. Non l'ho mai vista prima. Beh, d'ora in poi mi vedrà molto spesso. Oh, a proposito... Se mio fratello dovesse passare di qui, gli dica che Shaw non farà audizioni stasera. E se fa storie, lo butti fuori. Sa com'è, gelosie familiari. Grazie. Lei come si chiama? Daniel. O Taylor. Ciao. Sono contenta che tu sia già qui. Mi sentivo solo. Non ti vedo da questo pomeriggio. Bel locale. Quanto staremo qui? Tu, giusto il tempo di suonare un brano. Oh, questa audizione è una pura formalità. Dov'è Hank? Hank? Non lo so. Sono forse il suo custode. Credevo venisse con te. Forse avrà avuto paura. Non se la sarà sentita di subire un rifiuto. Poveretto. Come vorrei poterlo aiutare. Oh, già. Io sono molto affezionato a Hank. Dopotutto ci ha fatto incontrare. Lo sai, è stato lui ad acquistare quell'enciclopedia. E gliene sarò grato per sempre. Tu no, Ellen? Danny, non è il momento. Sì, è proprio questo il momento. Ieri cos'ero? Uno studente spensierato. E oggi che cosa sono? Un uomo con la carriera assicurata. Un uomo con dei progetti per il futuro. Danny, non credi che dovresti provare? Ho già provato per così tanto tempo. Oh. Ellen... Cara, puoi dedicarmi un minuto? Would you like to be the love of my life for always and always? Watch over me to square my blunders and share my dreams. One day with caviar, next day a chocolate bar. Would you like to take the merry-go-round? I'll need you, I need you.
Just wait till you see. I hope in your horoscope there is room for a dolt who adores you. That would make the only dream of my life come true. For the love of my life is you. Ellen. Così sarai tuo fratello, eh? Ero così in ansia per te. Non dovresti preoccuparti per me, fratello Danny. Ah, Ellen, è meglio che tu vada. No, resta pure. Che cosa è successo? Il fratello Danny mi ha giocato un brutto scherzo. È che volevo restare da solo con te almeno per una Vedi? Volta. Vedi, sta confessando no, tutto. No, aspetta un minuto. Il portiere mi ha colpito sul labbro. Davvero? Oh, già. Mi spiace tanto. Cosa ne pensi? Se pare già sta calmo. Oh, no! Vi prego, salirete sul palco tra un minuto. Non rovinate tutto proprio ora. Coraggio, fate pace. Vado a dire che siete qui. Buona fortuna, cari. Già, cari. Sono arrivati i due trombettisti. Sì, d'accordo, Ellen. Ellen, ascolta. Farò suonare i tuoi amici, ma aiutami con quel tipo. È un personaggio importante, ma non capisce nulla di musica. Oh, d'accordo. Onorato, signor Chisholm, la signorina Miller. Piacere, signorina. Allora, le è piaciuto l'ultimo pezzo? Sì, moltissimo. Un pezzo eccitante. Con quale accordo avete terminato? Si bemolle. Già, quello che pensavo. Volete unirvi a me? Io devo tornare a suonare, ma la signorina Miller sa tutto sulla nostra band. La signorina è un'appassionata di jazz? Può giurarci. Bene, ne sono davvero lieto. Sto diventando anch'io un appassionato. Bene, a dopo, signor Chisholm. Buona fortuna, Artie. Lui non ne ha bisogno. Prego, si accomodi. Lei è un musicista, signor Chisholm? Lo ero, ma sono stato costretto a lasciare. Io dicevo musica e mio padre diceva tappi per bottiglia, ha vinto lui. Oh, che peccato. Scommetto che suonava il banjo, non è così? Oh, no, no, il mandolino. Io suonavo il mandolino. Bene, tocca a voi. Che cosa suonate? Che ne dice di Ham Yours? Ha una partitura piuttosto difficile. So suonare qualsiasi musica. D'accordo. E tu? Ne peschi una. Sì, sì, ho capito. Sceglietela voi. Oh, Artie, riguardo a chi suonerà per primo, suggerisco l'ordine alfabetico, per essere giusti. Certo, va bene. Sarete in scena fra 3 minuti. Che ti succede? Hai paura di sbagliare? Io non sbaglierò nessuna nota. Non stasera. Cos'ha di eccezionale stasera? Oh, non lo so. Ma è tutto diverso quando sai che c'è qualcuno che dipende da te. Cosa? Oh, niente, niente. Lascia stare. Chi è che dipende da te? Nessuno. Lascia perdere, Hank. E un po'. Eri da solo con Ellen quando sono arrivato. Per la prima volta da quando la conosco. Già. Cos'è successo? Che cosa le hai detto? Ascolta, Hank. Ellen e io... Suppongo che a te non importi, ma... Quando mi sarò stabilito qui, Ellen e io... Ti sei dichiarato a lei. Che cosa ha risposto? Mi ha solo guardato negli occhi dicendomi un tacito sì. E come sai che non era un tacito no? È molto semplice. Ci sono delle occasioni in cui il silenzio è molto più eloquente delle parole. Sì? Sì. Va bene. Se è così. Vi auguro tanta felicità. Invitatemi a cena qualche volta. Grazie. Figurati. Sono contento che tu abbia capito. Hmm.
Vieni, tocca a te. L'ho spartito, Danny. Ah, buona grazie. Fortuna, amico. Bella musica! Non riesco a capire. Sei davvero straordinario. Ti chiamerò di sicuro. Ma se hai qualche altra proposta, accettala. Tu sei sicuro di quello che fai? Sono pronto. D'accordo, ragazzi. Uno, due. Una musica straordinaria, non trova? Permetti. Questa volta te la farò pagare. Ma che cosa vuoi fare? Lasciami! Fermo! Qui! Fuori! Mi scusi? Prego. Lasciami, ma sei impazzito! Lasciami! Ma aiutatemi, d'amore! Ci attorno la messa! Adesso lasciatemi! Lui che riguarda anche non sei altro! Io ho chiuso con me! Bella vicina! Non ci si comporta! Ho chiuso davvero! Ho chiuso per sempre! Io ho chiuso con tutti e due! Non avete più giustificazioni! Avete rovinato tutto! Voi non avete neanche pensato a me, dopo tutto quello che ho fatto, dopo tutti gli sforzi che io... Hai ragione, ma non puoi prendertela con me, è stato lui... Non voglio più rivedere nessuno di voi due! Hai visto? Sarai contento di andare davvero stavolta da casa, sei fatto niente! Io non c'entro niente! Danny O'Neill, con chi ha suonato? Con i Perennials di O'Neill. Mai sentiti? Conosce Artie Shaw? Oh, ha avuto a che fare con lui. Mi conosce bene. Nessun altro trombettista ha fatto tanta impressione su di lui. Un momento. Artie, sai, riguardo ieri notte, forse non dovrei dirti. Aspetta un attimo, se riguarda no, quei no, due no, io... No, riguarda il signor Chisholm. No, davvero. Sì. Chi? Lui? Scherzi. Buttalo fuori. Niente di grave? No. Fuori. D'accordo. Salve. Dica a Tommy che Hank Taylor è qui. Scenda dalla scrivania. Va bene. In fondo, il signor Chisholm è solo gentile. Dice che ha l'anima di un artista, ma che i suoi soldi lo stanno reprimendo. So che vorresti dare un grande concerto e lui potrebbe finanziarlo. Beh,
Ma chi garantisce che è diverso da quei presuntuosi ricconi ignoranti a caccia di pubblicità? Riuscirò a garantirti un accordo senza condizioni. Nessun obbligo sul repertorio? Nessuno. Né pubblicità ai tappi? Non se ne parla. D'accordo, se è così ci sto. Bene, mi metto subito al lavoro. Sì. Chi? Lui? Buttalo fuori. Va bene. Comunque io ho offerte da Miller, Goodman e altri. Sono pieno di ingaggi. Ha perso un'occasione? Ho deciso che punterò su Magic Melody. Oh, Lester, sei meraviglioso. Tu punti sempre sulla musica. L'arte ha bisogno di uno come te. Tu credi? Mi sembra musica da caccia inglese. Che c'è? Hai la tosse? Oh. È il mio locale preferito. Sono bravi musicisti, purtroppo sconosciuti. Ellen, ricordi quando dicevi che hanno bisogno di me? Io potrei rivelare il loro talento al mondo. Il tuo primo dovere è verso gli artisti d'America, non sei d'accordo? Sì, hai ragione. Osserva, nella loro danza ci sono secoli di dominio slavo. Niente male! Niente male, era perfetto! Bubblishki, the love of my life, Ochi Strasnia, Dipi Krasnia, Avec Pit Borscht, Kakti Rubina, Ninachki Rata, Romanov Caviar, Hershey'ski Chocolate. Ora starà senz'altro pensando a qualche ragazza delle steppe della Russia. Puoi capirlo dal suo volto che ha amato e sofferto. Always watch over me, or play a pick in the flock from the strings of your old bell alike. Ti prego, portami a casa, non resisto più. Vieni, mia cara. For the love of my life is you. Hey, hey! Grazie per avermi lasciato finanziare questo concerto, signor Shaw. Di niente, si figuri. Devo ringraziare anche te, Ellen. Dopo tanti anni sono tornato ad occuparmi della mia vera passione. E mi scusi, Artie, di quanto ha detto che ha bisogno? Più o meno 15.000. Non credi che 20.000 sia meglio? Io voglio assolutamente che il nostro mecenate faccia una bella figura. Ha ragione, che tesoro, lei pensa sempre a me. È fortunato ad avere un tale gioiello di ragazza. Lo scopro ogni giorno di più. È una musa ispiratrice. Sa, mia madre sostiene che le donne che ho intorno siano attratte solo dai miei soldi. La signorina Miller non è in casa per i signori O'Neill e Taylor. Mai.
Avanti! Oh, Lester! Resta dove sei. Non muoverti. Tu non sai come sei bella al lume di candela. Hai portato il tuo mandolino. Per te? Non avresti dovuto. Perché no? Dobbiamo festeggiare, non è così? Trascorreremo una serata di musica tu ed io da soli. Credimi, non c'è niente di meglio di un duetto. Posso usare il telefono? Sì. Grazie. Con chi vuole parlare? La signorina Miller. Lei chi è? Il signor... Dan. Oh, signor Dan. Pronto? Salve, Ellen. Sono io, Danny. Sai che è da un po' che ti cerco. Sono qui sotto e pensavo che forse... No, io non posso vederti stasera. No, no, non è per vendicarmi. È solo che non posso. Ma certo che Hank non è qui. Danny, sarà meglio sentirci domani. No, lui non è qui. Ellen, aspetta. Buonanotte, signor Dan. Buonanotte. Signor Dan. Era solo un vecchio amico del college. Non saremmo più disturbati, Lester. Cosa aspettiamo? Vogliamo continuare? Che cos'era? Si bemolle. No, quel rumore. C'è qualcuno di là. Nella mia camera da letto. Non essere nervosa. Non sono affatto nervosa. Vedi, era solo la tua immaginazione. Sentito più nessuno del college. Cosa ci fai sotto questo letto? Cerco un bottone della camicia. E ho lo stesso diritto che hai tu di stare qui sotto. Ah. Senti, se tu sei qui, mi chiedo chi c'è di là. È giusto. Credevo ci fossi tu. Sarà meglio investigare. No, aspetta. Non possiamo farla arrabbiare proprio oggi. Sì, hai ragione. Non oggi. Quindi è per questo che sei venuto. Me lo immaginavo. Di che cosa stai parlando? È solo un caso che tu sia passato qui il giorno in cui Shaw annuncia il concerto. Ho letto qualcosa al riguardo sul giornale, ma sono troppo occupato per aiutare Artie. Sto lavorando moltissimo. Stai lavorando? Certo. Non con Dorsey? No, no. Non modificherebbe mai il suo stile per me. Ho un piccolo ingaggio appena fuori città. Non ho mai avuto tanto successo. Quarta tromba? No, signore. Rigorosamente solista. Oh. Perché? È il concerto il motivo della tua visita? Il concerto? Già. No, sono troppo occupato. A far cosa? Ho lasciato Whiteman. Hai lasciato Whiteman? Certo, una band troppo grande. Con loro avrei perso la mia individualità. Proprio come con Bix. Quindi sei disoccupato, eh? No, assolutamente. Sono appena stato ingaggiato in una band di stampo europeo. Non puoi capire che emozioni può darti quella musica. Sì? Mi chiedo cosa stia succedendo di là. Forse sta facendo un'audizione. Io non credo che Shaw abbia bisogno di mandolini. Ah. Facciamo una pausa? È un'ottima idea. A volte è un po' stancante. Sì. Un brindisi per concerto. Lo sai, Ellen, mi fai sentire un giovanotto. Davvero? Grazie a te si è risvegliata la mia passione per la musica.
Questo è molto gentile da parte tua. Dopo tanti anni ho qualcosa per essere impaziente. Bene, alla nostra salute. Alla nostra notte. Si sta approfittando di lei. Sembra non le dispiaccia. Io ho già visto quell'uomo. Sì? Ma dove? Al locale russo, al Little Bar. Anch'io l'ho già visto. È venuto con lei all'ippodromo tempo fa. Dobbiamo tirarla fuori. Forza, cosa stiamo aspettando? Andiamo. Gradisci un altro bicchiere? Oh, no, non credo che dovrei. Come desideri. È questo che ammiro di te, Ellen. Sei così diversa da tutte le altre ragazze. Oh, sei così buono con me, Lester. Sei pura, sei innocente. Non potresti mai dire una bugia. Oh, ho sentito certe storie. Cos'è stato? C'è qualcuno di là. No, oh, è ancora la tua immaginazione. No, guarda. Ma che cosa... Chi è? Danny. Oh, è solo un vicino. Vorrà che gli presti la falciatrice o qualcos'altro. Scusami. Danny, sei tu? Quel tipo è di nuovo qui? Mi perdoni, signor... Chisholm. Ah, Chisholm, sì. Ellen mi ha detto di lei. Credo che si stia liberando di lui. Meglio così. Sa, io l'ho avvertita. Le ho detto o lui o me. Io mi fidavo di quel ragazzo. Ero al college con lui. Abbiamo diviso stanza, abiti, problemi. Ma Ellen non si divide. Lei non mi biasima, vero? Non lo so, io credo che sia meglio che vada. Ah, oh, si figuri, resti pure qui. Si metta a suo agio. Vuole da bere? No. È stato un piacere. Oh, misericordia. Come ti sei permesso di venire qui? Sono così felice di rivederti. Devi andartene immediatamente. No, aspetta, tu hai bisogno di me. Cosa? Ah, non sono qui per biasimarti, ma... Ma di che cosa stai parlando? Lui non è una persona adatta a te, stai commettendo un errore. Non è colpa tua, io e Hank ce ne rendiamo conto, sai? Hank, è qui anche lui? Sì, sta prendendo cura dei dettagli. Ah, perfetto. Oh, cielo. Lester! No, aspetta un attimo. Lester! Non mi hai detto che eri sposata. Ma io non sono sposata. Allora chi è quell'uomo? Oh, quello è solo Hank. Ellen, non posso crederci. Tutti questi uomini. Oh, mio Dio, mio Dio. Non agitarti così, li manderò subito via. Non peggiorare le cose. Io non posso accettarlo, non posso. Partirò per Cincinnati domattina. Cincinnati? E il concerto? Di al signor Shaw che ho apprezzato l'opportunità che mi ha dato, ma viste le circostanze non accetto. Oh, Lester, non puoi gettare via così la tua carriera musicale. La mia carriera musicale è finita. Tieni, non lo toccherò mai più. Oh, ha detto, io non lo sapevo. Povero signor Chisholm. Povero signor Chisholm. Played on the mandolin. But he couldn't win, 'cause he tried to swing and he broke a string every time. E ha detto sarà meglio che vada. Poor Mr. Chisholm just couldn't dig the jive when he did arrive at the proper note. Ascolta, Ellen. L'abbiamo fatto per il tuo bene. Forse siamo stati un po' drastici. Forse anche un po' brutali, ma... Ci ringrazierai per questo. Dovrei anche ringraziarvi. Stavolta credo che Artie non ve la perdonerà. Artie? Artie? Che cosa c'entra? Che cosa ha a che fare Artie con Chisholm? Chisholm era il finanziatore del concerto, razza di stupidi! Il concerto? Va bene, ricominciamo. Siete pronti laggiù? Ellen, devi ascoltarmi. No, c'è una sola cosa che devo fare. Dire ad Artie che il concerto è annullato. E poi lasciare la città col primo treno. Ellen, non farlo. Non avrei voluto metterti nei guai. Mi dispiace davvero. Tu lo sai che cosa provo per te. Ricordi l'altra notte, proprio qui, quando ho cantato? Io non scherzavo. Ricordo bene solo due parole di quella canzone, Danny. Quando diceva ti lascerò. Oh, andiamo, era soltanto una canzone. No, Danny, è troppo tardi. Non lo è, va lì come se nulla fosse successo. Tra un'ora sarò qui con Chisholm. Cosa vuoi fare? Non preoccuparti, ma non parlarne con Shaw fino al mio ritorno. Cosa posso dirgli? Inventa qualcosa, dammi solo un'ora. Va bene, Danny, un'ora. Perfetto.
segno, Danny! Presto, c'è poco tempo! Quali 20.000? Oh, quei 20.000! Rimandali a Cincinnati, sto tornando là. Un momento, ci ho ripensato. Puoi lasciarli lì dove sono. Charlatano, esca da questa stanza. Ecco, guardi, le ho portato il suo mandolino. Non voglio ascoltarla, se ne vada. Si calmi, ci ascolterà, che lo voglia oppure no. Noi siamo qui per via di Ellen. Oh, no, non dica il suo nome in mia presenza. Non dica così, signor Chisholm. Chi è lei? Sono un uomo che ama fare giustizia. Avanti, parla. No, non posso. Di tutto. Va bene. Signor Chisholm, le devo fare una confessione. Io non l'avevo mai fatto in vita mia. Ho mentito. Vai avanti. Va bene. Ellen è innocente. Cosa? Ho visto tutto con i miei occhi. Lui l'ha calunniata, capisce? Ci penso io. Non sono il marito di Ellen. Questo lo so. Cosa? Eh? Chi è lei? Io. Lui è suo fratello Hank. Fratello? Dovrebbe vergognarsi. Sì, è vero. Perché si è prestato a questa assurda messa in scena? Io stavo solo cercando di proteggerla. Cioè, ora sì, ascolti, non sapevamo chi fosse e lei. E quanto fosse importante. Già, lei è l'uomo più importante della sua vita. Esatto. Oh, non avevo capito. Oh, che cosa ho fatto? Lei è stato meschino. Ha giudicato male quella brava ragazza. È giunto a conclusioni affrettate. Povero me, credete che mi perdonerà? Ha una chance se la prende nel modo giusto. Già, forse se corre da lei e si getta ai suoi piedi. E la implora di dimenticare. Oh, lo farò? Pensate che non mi permetterà più di finanziare il concerto? Beh, io non credo che lo farà. No, lei non è vendicativa. Ma si sbrighi. Ha ragione. Prendo cappello e guanti. Mettetevi a vostro agio. Oh, sì. Bene. Ellen sarà soddisfatta di noi. Puoi giurarci anche. Già, ti fa star meglio, eh? Certo, sacrificarsi, fare del bene agli altri. Questa è la vita. Sì, sì, ci vogliono tanti sacrifici per andare lontano. Dobbiamo pensare alle nostre carriere per cambiare. Dopotutto siamo intimi amici del mecenate di Shaw. Eh? No, non possiamo usare Chisholm. Potrebbe causare altri imbarazzi ad Ellen. Non voglio che lei ci giudichi due falliti. E se non fosse per noi, il concerto non si farebbe. Certamente. Ci deve una chance. Eccomi qui! Se c'è qualcosa che posso fare per voi... No, signor Chisholm, lei non deve sdebitarsi se lei avesse bisogno di noi. Oh, avete già fatto abbastanza. Ma non le serve qualcuno per scegliere i brani del concerto o cose del genere? Non scelgo i brani per il concerto. Io a malapena esprimo un parere. Invece dovrebbe. In fondo sono solo il mecenate. Solo il mecenate? Ma signor Chisholm, lei è l'impresario, l'uomo più importante, il fulcro dell'intera organizzazione. Lei deve prendere decisioni. Scegliere la musica. E ingaggiare. È suo dovere. Pensi agli altri mecenati, li deluderà. E deluderà anche Esho? Ma è terribile, perché nessuno me l'ha mai detto prima. Sarei stato felice di farlo. È ancora in tempo. Però deve sbrigarsi. Io non so da dove cominciare. Cosa suggerite? Beh, prima di tutto aggiunga un brano. È una buona idea, ma ora non ricordo... Oh, senta, si ricorda di... Rolling Back to Mommy on the Big River Blues? Rolling Back to Mommy on the Big River Blues. Perfetto, la conosce. La conosce. Non siate avventati, forse c'è qualcosa di meglio. Una canzone folk. Una canzone folk o quello che fa per lei. Ascolti. Oh, le piacerà, Chisholm. Immagini ampie distese, il deserto. Avanti, suonalo, Danny. Sì, mi piace, come si chiama? O Down the Bayou. Sente, questa è New Orleans. Ci sono stato a New Orleans, ma non la riconosco. Non mi dica. Beh, è lo spirito di New Orleans, c'è l'odore del Delta. Io sento l'odore del Delta, lei non riesce a sentirlo? Sono un po' raffreddato. Il suo mandolino potrà curarla. Non suoni, Chisholm, coraggio, amico. Sì, sì, proprio così, bravo, segue il ritmo. Ci siamo, ci siamo. Stiamo navigando sul fiume. Ora siamo a Memphis, Chattanooga. Coraggio, Chisholm. Hear them steamboat whistles blowing. Tote that barge, pull that bale. There's a cabin in the cotton. Solid south, a solid north, solid jack. Solid jack. Right. Wagon wheels are creaking westward. Now we're rolling past that junction. On to Kansas, Cincinnati. Cincinnati, my hometown. His hometown, your hometown, everybody's hometown. Cincinnati. Ragazzi, sono entusiasta. Devo vedere subito Shaw. Bene, questo lo andiamo. Spirito. Non deluda l'America. Sicuri che posso farlo? Può fare tutto. Tutto? Ma certo! Va bene, allora non solo farò in modo che a questo brano venga data la massima considerazione. Farò di più. Sì. Bene. Lo suonerò io stesso, con il mio mandolino. Cosa? Ehi, questo.
Allora, non appena vi darò l'attacco, i tromboni faranno la loro entrata. Dopodiché entreranno i sax e infine gli strumenti a corda. Oh, Ellen, vuoi perdonarmi? Lester! So che non me lo merito. Hai ragione, ti ho deluso troppe volte. Ma ora farò di tutto per rimediare. Shaw, posso parlare? Certo. 10 minuti, ragazzi. Signor Chisholm, che piacere. Non sono qui per farle visita. Si sieda, prego. Anche lei. Finora mi sono sottratto ai miei doveri, ma ora rimedierò con una canzone folk, vedrete. Vi stupirà. Una canzone folk? C'è tutto. Le ampie distese, il fruscio delle cascate, il Mississippi. Ma è stucchevole. E sa, fa così. Da, 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 da. Oh, down the bayou. C'è l'odore del delta. Chattanooga, Louisiana, grande nord, grande sud. C'è festa, ragazzo. Fischia il battello a vapore. È la mia città natale. La tua città natale. La città natale di tutti quanti. Cincinnati. Sta scherzando. Travolgerà il paese. Voglio che venga suonata al concerto. Beh, se è questo quello che vuole. Cascate, fischi di battelli a vapore. E ampie distese. Arti, io l'ho sentita e non è male come canzone. Io però non la conosco. Chi la potrebbe suonare? Vi porterò qui il compositore. Sta aspettando di là. Lo chiamo. Tutto a posto. Ah, bravo. Ah, bene, ottimo lavoro. Vada da lui, la sta aspettando. Vado. Un momento. Sarà meglio rivelare il nostro segreto, che io suonerò il mandolino. No, no, non adesso. Non vorrà sciupare la sorpresa. No, no, prima deve provare. Lei non è ancora all'altezza. Non vorrà fare brutta figura davanti ad Ellen, vero? Avete ragione. Glielo dirò più tardi, mentre suona, va bene? No, 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 noi resteremo qui. Troppe persone potrebbero innervosire Shaw. Potrei essere d'aiuto. Lei venga con me, le comprerò un bel sigaro. Non mi piacciono i sigari. Non c'è nessun problema, lo fumerò io. Andiamo. Arti, sarà qui a momenti. Sì, ma sto bloccando le prove, Ellen. Salve, signor Shaw. Ah, sei di nuovo tu? Credo di sì. Arti, non vorrei... Serenade, but your corny Jack bed, the truck gone back to Dubuque. Get a uke, you disgrace chalking on the mandolin every time. Allora, ti è piaciuta? Sì, carina. Non mi dispiace. Con un buon arrangiamento potrebbe anche andar bene. Ma niente problemi stavolta. Oh, non si preoccupi, e grazie mille. Chisholm che suona il mandolino, questa è davvero buona. Coraggio, chiamate i ragazzi. È passata un'ora. Chisholm è qui, sono piaciuto ad Arti. Visto? Ho recuperato. Adesso mi crederai. Per ora hai soltanto vinto una medaglia d'ottone. È la tua grande occasione. Lo spero. Com'è andata? Che cosa ha detto? Cincinnati è in scaletta. Oh, sei stato grande, bravo. Fantastico, andiamo a festeggiare. Ce l'hai fatta, amico. Un brindisi al concerto. Al concerto. Siamo davvero fieri di te. Oh, andiamo, sono solo il mecenate. È un ruolo molto importante, Lester. È vero, ma non di certo così importante come essere uno degli artisti. Guardi questa bottiglia, è quasi vuota, ne vogliamo aprire un'altra? Scusatemi, certo, certo. Non ditele niente, eh? No, certo, no, non si preoccupi. Lester, aspetta un minuto. Dirmi cosa? Niente, solo una piccola sorpresa. Avanti, diciamoglielo. Suonerò al concerto. Lester, non può... Sì, invece, tu ne sarai entusiasta.
Ma che sto facendo qui? Ci occorre del vino! Vino! Voi non c'entrate nulla, vero? No, noi l'abbiamo soltanto un po' lusingato. Se si offendesse, annullerebbe il concerto. Come lo direte a Shaw? Non lo scoprirà mai. Hank terrà lontano Chisholm. Io? Oh, no! Scusa, io sarò occupato a suonare. Va bene, facciamo un patto. Se tu mi procurerai un ingaggio con Artie Shaw, allora io mi occuperò di Chisholm. Oh, certo, farò del mio meglio. Me lo auguro per te, altrimenti... Complimenti, Art. Sei stato meraviglioso. Ti ringrazio. Ah, l'arrangiamento. Ah, bene. Hai apportato quelle modifiche? Sì, ma non mi piacciono più dopo questo. Artie, c'è un favore che vorrei chiederle. Io conosco un trombettista, è davvero bravo. Aspetta un attimo, non quel tuo amico. Potrebbe precipitare dal palco da un momento all'altro. Niente da fare, punto. Lo esaminerò domani. Danny, cosa possiamo fare per il povero Hank? Sarà molto dura, ma ci riproverò. Nota 6, 2, 3, nota 7, 2, 3, nota 8, 2, 3, nota 9, 2, 3, e 100, e stop. 100 volte senza errori. No, no, ti sei un po' confuso sulla 37esima ed eri fuori tempo sulla 66esima.
Tranne al 300 e poi andiamo a dormire. No, mancano solo due giorni al concerto. Vado a dire ad Arti il nostro segreto. No, non ancora. E poi adesso è tardi. Ma la band sta ancora provando. Non sei abbastanza pronto. Ho provato per 10 giorni, 12 ore al giorno, 6 ore di notte. Sono esausto. Ricominciamo? 1 2 Questa sera Arti Show presenterà al mondo un'interessante novità musicale. Un'interessante novità, devo essere io. Eh? Ah, certo, certo, certo. Che c'è? Sei preoccupato per stasera? Io no, tu lo sei? Niente affatto. Sai, ti sentiresti meglio se facessi una bella dormita. Tu pensa alla tua salute. Io soffro di insonnia. Insonnia? Che peccato. Dovresti... Avanti! Buon pomeriggio, signori. Salve. Hank, bevi qualcosa? Buona idea. Torno subito. Tu fa pure con comodo, eh? Pronto. Il Teatro Majestic, per favore. Andranno bene. Cosa? Cosa dici? Ci sono novità? Sì. Ah, aspetta. Scusa, ma questa è una faccenda personale. Senti, Danny, non mi mentiresti in questo momento, non è così? Ti ripeto che è tutto a posto, devi venire qui subito. Questo sistema molte cose, amico. Chisel. Aspetta un attimo. Non preoccuparti per lui. Ho un'idea per trattenerlo qui. A presto. Ciao. Buone notizie? Punti di vista. Un buon vino per un uomo e veleno per un altro. Già. Beh, vedrai che tutto andrà per il meglio. È sempre buio prima del sorgere dell'alba. Già. L'amico che vale è quello che ti fa sorridere quando il resto del mondo sta andando a pezzi. Giusto. Grande verità. Già. Può servirci qui? Senti, se dovesse succedere qualcosa tra noi, ricorda che sei sempre nel mio cuore. Tu sappi che è reciproco. In bocca al lupo. E sogni felici. Salute. Salute. Grazie. Quanti, signore? 2, grazie. Come sarebbe non rispondere? Ma lasci perdere. Non riesco a rintracciare Hank. Non mi crederai, ma non ho niente a che fare con questo, Ellen. Forse in passato avrei avuto qualche dubbio, ma ora non più. Sai, il tuo miglioramento è sorprendente. Ti prenderò come mio manager. Grazie. Ora, signori, ascolterete un brano blues che recentemente ha attirato la mia attenzione per il suo titolo. O Down the Bayou. Con un po' di modifiche si è trasformato in qualcosa di piuttosto speciale. È un piacere per me presentarvi il compositore, Danny O'Neill. Coraggio, vai. Come va? Bene. Perfetto. Statti. Thank you.
un manager. Eccolo, è lui! Ah, guarda, guarda. Artie! Artie! Artie Shaw! No, non è lui. 99. 100. Prova ancora. I hope in your horoscope there is room for a dog who adores you. Niente male. Era perfetto.